ragazzi, bentornati sul canale. Oggi siamo in un posto, guardate un po', a dir poco fantastico. Siamo nelle Marche, in provincia di Ascoli Piceno, a Rocca Fluvione, e sono qui per farvi conoscere questa bellissima location, se ancora non la conoscete. È una location bellissima perché siamo in un posto stupendo, guardate qua, una vera oasi di relax e di piacere nella campagna qui delle Marche, dove potete dormire in queste bellissime botti di legno. Incredibile, vero? Sono delle bellissime botti abbastanza grandi che vi possono ospitare e dove potete dormire. Sono delle botti artigianali soprattutto, davvero un qualcosa di incredibile che molto probabilmente non le troverete molto facilmente a giro, anche viaggiando all'estero. Andiamo ora a vederle insieme e vi racconterò qualche dettaglio in più su questo bellissimo posto. Quindi questa location si chiama Agriturismo Rifugio dei Marzi, all'interno del quale, oltre a fare la solita hospitality che si fa all'interno di un agriturismo, si è stata creata questa parte glamping dove sono state installate queste bellissime due botti, ok? Però sono due botti che saranno a completa vostra disposizione, perché in una botte, in questa qua, c'è il letto, in questa qua invece c'è una sorta di saletta che potrete utilizzare per fare la colazione se avete freddo, oppure semplicemente per rilassarvi in inverno leggendo un libro o sorseggiando qualcosa che vi piace. Nella parte posteriore di questa qui c'è anche un piccolo bagno, quindi avete tutto in questo piccolo recinto, tutto veramente incluso qua in questa bellissima location. Cosa dire, questa location qui è veramente molto carina perché è sempre disponibile sia in estate che in inverno, quindi potrete trovare disponibilità, potrete prenotarla sia per chi di voi ama viaggiare in estate o anche chi ama viaggiare in inverno, perché queste botti sono riscaldate, quindi in estate in questa zona non c'è sicuramente problema di caldo, e vi garantisco che ora siamo all'inizio settembre, le giornate sono ancora calde, ma non c'è nessun problema di caldo. In inverno, se la temperatura dovesse scendere parecchio, ci sono dei riscaldamenti all'interno. Ognuna di queste botti, quindi queste due botti che quando le prenotate potete dormire avendo tutto questo spazio per voi, sono, diciamo, curate nei minimi dettagli, ok? Non troverete niente fatto di plastica, è tutto fatto in materiali, diciamo, organici molto ricercati, che sicuramente apprezzerete tantissimo. Ora vi porto all'interno della botte dove si dorme. Guardate un po', guardate qua che bella. Allora, nella botte potete stare anche in piedi, io sono alto 1,85 m circa, ci sto in piedi senza problemi, quindi anche le persone che sono alte come me qui non avranno nessun tipo di problema. Il letto è un letto comodissimo, è un futon veramente comodo, ok? Sicuramente lo possiamo definire come un letto a una piazza e mezzo. Guardate qui che intimità. Nella parte anteriore, ovvero questa parte qui, ci sono queste tende che vi permetteranno di avere la massima intimità, anche se qui davanti non ci passa nessuno perché il cortile è a vostra disposizione e è chiuso da un cancello, quindi non dovrete preoccuparvi di niente al riguardo. Però nel caso, anche se non volete svegliarvi con la luce del sole, potete chiudere queste tende e quindi non avere nessun tipo di problema. Nell'altra botte accanto, ovvero quella utilizzata come piccola saletta, ora ve la faccio vedere, entriamo dentro. Questa è molto spaziosa, una persona di 1,85 m ci sta tranquillamente in piedi, vedete, ci sono due divani uno di fronte all'altro, e questa la potete utilizzare o per bervi un tè o per sorseggiarvi un po' di vino, leggere un libro. Specialmente secondo me è molto utile in inverno perché questo posto qui diventa veramente molto accogliente, e in più la proprietà vi lascia anche un frigo bar
contenente dell'acqua, insomma, o delle bibite, proprio per rinfrescarvi e avere sempre tutto a massima disposizione. Ora vi faccio vedere un po' com'è l'esterno, quindi la corte qui davanti, e poi andiamo nella parte del retro di questa botte qua perché è la parte che è stata adibita al bagno. Quindi come potete vedere lo spazio a disposizione c'è, è veramente un angolino bellissimo, sembra veramente arredato da un wedding planner, da quanto è la massima cura e la massima ricerca di tutti i dettagli. Ora, qui da parte c'è la mia attrezzatura fotografica che mi sta servendo per filmare, però veramente è uno spettacolo. C'è addirittura anche un'altalena dove potete dondolarvi o dei bellissimi sunbed, quindi dei lettini di legno dove prendere il sole nelle giornate di bel tempo, veramente bellissimo. In più c'è questo tavolino dove viene servita la colazione la mattina se non la volete fare all'interno della botte. Diciamo che c'è proprio tutto. Ora andiamo nel retro perché vi faccio vedere come si presenta la parte quella adibita al bagno. Allora, camminando verso l'entrata, perché quella lì è l'entrata delle botti, si passa all'interno delle due botti e si arriva alla parte del bagno. Questa qui è la botte, quella dove c'è la saletta che vi dicevo prima. Anche questa botte qui ci potete stare tranquillamente in piedi. Ora io sto tenendo un po' la fotocamera a distanza. Vedete, c'è il bagno, il lavandino, ok, e poi la biancheria, insomma, gli altri accessori. E anche qui è presente un piccolo riscaldamento portatile nel caso abbiate freddo. Veramente tutto quello che serve. In più, se volete farvi una doccia, è disponibile all'interno dell'agriturismo una stanza dedicata di cui vi verranno date le chiavi per potervi fare una doccia in tranquillità con il massimo comfort, veramente splendida. Ed è arrivato il momento della colazione, andiamo a vedere un po' di cosa si tratta. Allora, è arrivato il momento della colazione, naturalmente per motivi scenici abbiamo apparecchiato per due, ma sono da solo. Un sacco di prodotti, un sacco di cose buone da mangiare, a partire dalle marmellatine che producono loro in modo artigianale. Tutti i salumi sono prodotti da loro senza nessun tipo di conservanti, il vino dietro di me è prodotto da loro, insomma c'è una vastità di scelta incredibile. Solo una colazione così non so quanto potrebbe valere in un'altra struttura. Questa è tutta inclusa e naturalmente avete un sacco di scelte anche se siete vegetariani o vegani, perché nel caso basta saperlo, basta che lo comunicate alla proprietà. Loro vi organizzano, che ne so, per esempio il latte di soia, lo yogurt di soia, insomma, cercano sempre di mettervi nel vostro massimo comfort e questo è fondamentale, veramente, veramente ottimo. Quindi che dire ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, sia stato interessante per voi. I prezzi a notte per questo posto partono da 170 € a coppia con colazione e brunch inclusi, veramente secondo me sono ottimi per il tipo di servizi che offrono e per la location in se stessa. Mi raccomando, lasciate un like al video, condividetelo con le persone a cui pensate possa essere utile.
iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e noi ci vediamo molto molto presto in una nuova avventura, sempre qua sul canale.